Andiamo in casa Sersale, con noi c'è il direttore sportivo del Sersale, Ettore Gallo. Buonasera, ben trovato. Buonasera. E dunque, questo... Auguri. Grazie. Grazie, grazie. E tra l'altro domani esordirò proprio a Sersale, quindi come dire, nella mia nuova vita riparto da Sersale. Non so se siete contenti di questo. È un piacere per noi. Ma tanto vi tocca. Allora, intanto partiamo da questo cambio di ruolo. Insomma, il Sersale ha vissuto un'estate di cambiamenti, ma il progetto riparte comunque con grande vigore. Sì, sì. Siamo partiti bene, una nuova società con il presidente Schipani che mi ha voluto, che io restassi in questo ruolo. È un ruolo che piace molto perché io sono stato sempre operativo, ho gestito sempre il calciomercato e altre cose, quindi per me è una cosa molto interessante e sono felice di questo. Ecco, un Sersale che l'anno scorso ha finito in qualche modo con un po' di amaro in bocca perché il playoff è svanito al 97esimo e oltre, diciamo, ora non ricordo esattamente il minutaggio, comunque proprio all'ultimo minuto. Quest'anno una squadra rinnovata ma resta la spina dorsale identitaria. Qual è l'obiettivo che vi siete posti? Guarda, noi siamo posti di badare un attimino alle spese, infatti abbiamo ridotto il nostro budget, abbiamo puntato su molti giocatori giovani, però siamo riusciti, grazie anche a loro che hanno sposato il nostro progetto, a confermare il famoso zoccolo duro. Presidente, direttore, domani uno scoglio importante perché c'è la Promosport di una vostra vecchia conoscenza, tra l'altro Morelli credo abbia anche lasciato un buon ricordo. Che partita sarà? Sì, Morelli ha lasciato un buon ricordo, siamo rimasti molto amici, però ognuno per la sua squadra, come si dice, però loro sono molto forti e hanno come obiettivo la promozione in Serie D. Noi invece, come ho detto prima, vogliamo salvarci il più presto possibile, fare un campionato tranquillo. Ma questo non significa niente perché il calcio lo sai com'è, delle volte i pronostici non vengono rispettati, quindi speriamo che domani riusciamo a fare un'ottima partita e portare a casa la vittoria, che è il nostro debutto in casa quest'anno.